Ciao amici di Buddy, come state? Oggi reagiamo ai vecchi video di Buddy, quelle dove... Ma non l'ho letto adesso il video. Pensavo fosse uno Ma non scherzo è, te prima. lo giuro, era così che si chiamava, tu non mi credi. Comunque, tu hai mai avuto qualcosa da rimpiangere nella tua vita? No. Io sì, e adesso ti faccio vedere. Partiamo, allora, partiamo easy. Questa è la mia faccia, purtroppo. Rimpiangi il fatto che eri magro? Rimpiango, a parte il fatto di avere 30 kg in meno probabilmente, ma questo è il primo video che ho fatto sul canale che adesso si chiama Buddy, dove presentavo il mio canale e... Audio come era messo. E no, ma... E bella ragazzi, mi presento, io sono Bona, benvenuti sul mio canale. Io me ne vado. Puoi guardarlo tu, io no, non posso. Va bene, dai, non lo Sì, ho aperto un canale YouTube, purtroppo, ragazzi. L'ho aperto, ho dovuto farlo. Per chi non Quanti, mi quanto ero magro, scusami. Perché hai dovuto farlo? Questo sai che anno era? L'anno in cui ti ho conosciuto. È vero. Questo era l'anno in cui ti ho conosciuto. E questa faccia la lo dice. La maglia di obbrobrio. La maglia di obbrobrio era... Mamma mia. E quella maglia lì dappertutto. Vabbè, comunque qua non dico niente di interessante in realtà. Non so cosa dico. Farmi funzionare in questo modo, quindi registrerò e pubblicherò quello che mi capita sotto mano. Comunque Baldi non so, magari un gioco, sì, magari una challenge divertente. Ma non l'hai mai ascoltati i CDC, era solo per fare visual, capisci? Vabbè, possiamo andare un po' avanti, mamma, no. Mamma, aiuto, raga, aiuto. La padella sta arrivando con la padella, aiuto. Queste erano le gag finte che facevo all'epoca. Era uguale, cioè, ma come faccio a essere uguale? Purtroppo mi sono ritrovato un bernoccolo, ma non è importante. Quale è più magro? Però gli occhiali sono rimasti sempre, la montatura è rimasta uguale, eh. Quando hai conosciuto quindi la serie eri così. Sì. Poverina, mi dispiace. Sere, mi dispiace. Vabbè, qua comunque non dico niente. Ho fatto 5 minuti di non dire nulla, capisci? Posso dirvi solo questo? Potevo chiudere allora, il video a 2 io minuti propo... A 2 minuti e 50 potevo chiedere. Allora, io propongo, ragazzi, di arrivare a 2000 mi piace. Così Buddy cambia la foto del profilo, perché ormai Minecraft non ti serve più. Ma l'ho cambiata la foto del profilo. È quella qua sotto. Quella lì lasciamo. È un ricordo. Vabbè, passiamo al prossimo, perché questo qui già mi ha fatto male. Super Mario Run. Allora, ma guarda come l'ha settato bene. No, allora, questo video è quando ho detto voglio iniziare a fare i video seri. È stato il mio primo video che ha raggiunto le 3000 visual all'epoca. Sì, non si capisce niente perché c'è sulla tua facecam. Ho detto ti sposto un attimo sotto di me, guarda, così stai così fianco. Bella ragazzi, ben ritornati, siamo su un altro episodio di Super Mario Run. Oggi volevo semplicemente farvi vedere per chi è iniziato, perché mi si è spento lo schermo, perché? Oggi volevo farvi vedere semplicemente per chi ha iniziato Super Mario per da poco tempo, come si sbloccano, cioè volevo dire... Da notare il nome, una volta chiamavo ancora Aimbona. Aimbona, da notare qui, c'è anche Facebook, perché una volta se non avevi Facebook, se non avevi Facebook nessuno ti seguiva. Altro perché alcune robe non riesco ancora a farle io, come si sbloccano i personaggi di Super Mario Run. Un video quindi non è statico. Non perdiamo altro tempo. Di più. Sigla. Soldi sulla mia lista delle cose da fare. Fredde ste collane qui per decollare, non ci puoi fermare. E non mi hanno mai dato il copyright per queste cose. Guarda che video. Ma eri fortissimo, eri. Ma che fortissimo. È l'unica volta che mi sono impegnato raga, in un gioco come nella mia vita. Ma si denigra un bot, raga. Ma guarda, ma io, allora, cioè, i livelli sono uguali ai livelli dei boss. E l'ultimo, vabbè, ovviamente è il castello dove è rinchiusa Peach dentro. Quindi per chi non volesse vedere questa quest'ultima parte del cioè già mi dicevo ragazzi saltate il video perché non ve ne fregherà nulla. Cioè andate a metà video, no? Perché tanto... E poi alla fine come finivo? Voglio sentire un outro dei miei video. La sentiamo? Però silenzio di... Cioè sei pronto? Però ho in mente anche di fare qualcosa su Clash Royale, ovviamente giocando con voi, magari in una streaming, magari in qualcosa. Niente, questo è tutto. Quindi bella ragazzi, al prossimo video. Perché ero fissato con la Dark? Perché? Allora, prossimo video, non ti dico nulla. Era una serie che avevo iniziato a fare. Qui c'è scritto Oligarga, Napoletano a Firenze. Era una serie che volevo raccontare la vita degli youtuber. Quando mi ero fissato di voler fare il blogger. Il vlogger. Il vlogger. Il vlogger. E ne abbiamo uno che è una hit. Ma dobbiamo guardarlo tutto? Sì, vorrei che tu lo guardassi per 15 minuti. Senti anche la musica era... Infatti si vede che io parlo perché... Ma a te non fa sonore della gente senza mascherina? Tu puoi fare un intro dove c'è solo musica e delle riprese che mi fanno venire da vomitare ora. Perché non parlare? Infatti sto vomitando. Perché non volevo mettere la traccia audio qua. Perché io pensavo fosse una bella idea fare tipo un montaggio di quello che succedeva. Oh mio Dio. Beh, questo qua è Garga che salutiamo. Ciao Garga. Non so se fai più YouTube. Mi dispiace nel caso. È colpa mia se hai smesso. Cos'è che facciamo?
se lo ricorda. Raga, non volermela male, non mi... penso COD. Dovevo andare a cercare. No, allora, a 2000 like vado a ricontattare le persone che sono presenti in questi video, ragazzi. Io ve lo giuro. Guarda qua che intro. Ma che serietà, oh. Ma nota l'inquadratura. A me piaceva proprio l'inquadratura. Dicevo, ero lì convinto di... ma che bella inquadratura. Questo è il primo progetto, primo viaggio. Ma perché la gente nel 2017-2016, quando vloggavi, ti guardava... era stranissimo. Sto solo aspettando che il treno... Io sono andato a New York, raga, che non... cioè, la gente era normalissima andare in giro con... qua no. Qui non puoi, qua veramente non puoi. Esca dai binari, cioè non esca dai binari nel vero senso della parola, però che escano il binario, quindi raga, ci vediamo appena arrivo sul treno, bella a tutti e via con BND Creator. Da notare che lo zaino che avevo su è lo stesso zaino che c'è lì. Guarda qui, guarda qua, guarda che montaggio, guarda come ero convinto di fare ste robe, guarda. Però tutti siamo messo da quel po', no? Sì, ma adesso c'è, allora questi qua sono quelli ancora easy. Però io ho fatto un vlog in treno. Tu non hai capito, questi sono ancora easy. Qua arriviamo al cringe, ragazzi, qua tanto non potete vederlo perché è privato per fortuna. Ma qua arriviamo al cringe. Qua cominciamo ad arrivare al momento in cui volevo sperimentare le cose. Ma non è finita qui, perché c'è un video bonus che non so neanche se posso pubblicare. Probabilmente lo taglierò, ma lo devi vedere tu. Quello che ti ho mandato prima. Va bene. E non posso, non so se posso pubblicare. Non penso, non lo posso. Quel video lì si vede solo dei pezzettini, raga. Raga, non si può. Forse il live. Il live mi esplode tutto, mi esplode. Allora, qui, raga. Bella a tutti, ragazzi. Ben ritornati in un nuovo video. Io sono Bona e oggi siamo qui con un... e pesavo 30 kg in meno. Però va bene. Un video speciale, ragazzi, che ve l'ho voluto portare proprio oggi sul canale. È un video particolare. Che hit, però, che erano quei che... ora che stiamo guardando adesso. Perché lo sto facendo con una persona. Stiamo facendo un iMai. E lo sto facendo con una persona che non vedo oramai da una ventina d'anni più o meno. E oggi mi ha dato la disponibilità per venire qui e registrare questo iMai. Quindi, ragazzi, io direi di passare subito alle presentazioni. No spoiler, ragazzi, guardate qui. Dai, ve lo presento. Non sto a perdere altro tempo, ragazzi, perché freme dalla voglia di essere presentato, ragazzi. Quindi, ragazzi, dicevo: 2, 1. Uno. Uno. Bona. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, come stai? Non commentate la mia felpa di Supreme Fake, perché me l'ha regalata mia nonna, per favore. Non commentate, me l'ha regalata mia nonna. Sembra comoda, però. La felpa? Sembra... ma chi se lo ricorda del 2017? E comunque a casa ho ancora quel letto. Ah, caro amico mio, da tanto tempo che non ci vediamo, eh. Abbastanza, abbastanza, amico. Sai quanto ci ho messo per fare questa parte? Sono 20 anni che non ti faccio uscire, però... non mi fai uscire tu? Ogni tanto potresti farti sentire anche tu, eh. Quello non è un problema farti uscire da mio corpo. Avevo sbagliato a farlo, ho detto non lo voglio più rifare dopo la 74esima volta. Ma ci sta ora che gira bene. Ma gira bene cosa? Gira bene che... come è colpa mia? Chi è colpa tua? Non è colpa. E allora, da una parte guardavo lo schermo per capire dove facevo le cose. Raga, questo vuole farvi capire che se volete fare YouTube potete farlo anche nei modi più ignoranti. Perché se io riuscivo a fare visual con sta roba, se riuscivo a fare le mie 100 visual con sta roba, raga, potete farlo tutti. Colpa tua. Colpa tua. Colpa tua. Vabbè, lasciamo stare. Bro, grazie. Cioè, ma all'epoca io era già tanto che facevo i video. Poi, ma poi guarda quanto ero magro. Cioè, qual è più bello però? Buddy di destra o buddy di sinistra? È più stile, vero? Però quello di destra guarda che c'ha dei bei capelli. Ragazzi, io vorrei saperlo anch'io. Ma che sembra veramente diverso. Cioè, sembra veramente con i capelli. Sì, perché sono io le mie personalità multiple queste. Che vedi che già le facevo quelle uscire Max, nei video. Quello è Max e l'altro Igino. Sì, ma uno è Max e l'altro Igino. E adesso sono tutte e due dentro il mio corpo, purtroppo. Vabbè, qua comunque qua facevo tipo gli iMai. Sì, perché c'ero tutte e due dentro. Dico perché alla fine. Così almeno questo si mette una regolata un po' e via così. Ti ricordi sta canzoncina che si usava in tutti i video? Mamma mia. Perché aspetta, ma l'ho fatto veramente? Guarda. Ma perché avevo il coraggio di farlo? Sei andato a fare cuore da solo. Altra domanda, ragazzi, su, hai mai mentito sulla tua età? Qualche volta capitava, buona, tu cos'è? Perché poi è bello che faccio da una parte sì, dall'altra no, quindi era tipo, cioè, non è che... Cosa è successo a te invece? Come non hai mai mentito sulle... Poi zitto, cioè, zitto, io parlavo da solo, ragazzi, questo penso sia uno dei peggiori video che io abbia mai fatto. Davanti, avanti. Non ci credo neanche. Ma perché vuoi vedere? Non ci credo neanche se mi fai. Io non mento mai. Oh, ragazzi, una domanda molto
C'è una domanda. Allora, vedi che qua, allora, se voi guardate, ragazzi, qua c'è il taglio delle due telecamere, cioè della telecamera doppia. E quindi cercavo di ballare senza mettere, diciamo, il braccio fuori per non uscire dall'inquadratura. Cioè, nel senso, ovviamente non sto a raccontare tutto quello che c'è dietro, però hai mai mentito qualcuno su dove fossi diretto per non farti accompagnare o comunque per cercare di evitarlo per quel pezzettino di strada che dovevate fare insieme? Sì, io tu non hai mai. No, no, sì, entrambi, perché sono una persona orribile. Tu sai quante volte a me la gente mi stava sulle scatole. Quanto era fatto tu. Male! Voglio piangere, ti prego, basta, non voglio più vedere. Devo andare avanti. No, basta, te lo guardi poi. Due minuti. Te lo sblocco dopo, no, basta, non te lo faccio. L'ultima domanda, dai. L'ultima domanda. Vai. Aspetta, ah no, ma qua c'è come l'ho fatto ritornare nel mio corpo. Aspetta, ancora più bello. Devo rientrare in questo momento, quindi dai. Facciamo una cosa veloce. Guarda, guarda qua. Guarda quanto ero magro di profilo. Dai, buona. Vieni dentro. Che palle. 2, 1. Questo ci stava, devo ammettere. E poi, poi facevo le... Ma che fai? Outro lunghissime. Eccoci qua. Si è messo la maglietta mischiata, no? No, no. Finalmente ho ripreso possesso anche dell'altra mia seconda parte. Comunque devo ritornare magro così. Cioè adesso farò un video dove provo a perdere 20 kg in un mese, ve lo giuro, raga. Raga, considerate che adesso Buddy pesa più di me. Non è vero. Sì, quanto pesa? 96. Pesa 95,1. Vabbè, però non è così di tanto. Lunedì scorso, considerate che sono ancora di... Vabbè, quindi ordiniamo il Mac dopo. Carotine. Allora, io adesso ti faccio vedere l'ultimo video, che è però quello che non si può vedere. No, cioè, faccio vedere dei pezzettini. Io lascerei tipo, lo facciamo vedere a 4.000. Allora, qualcuno l'ha trovato, perché era un mio vecchissimo canale. Ti faccio vedere un altro vecchio video canale, ok? Allora, questa era l'epoca della no face cam. Ancora prima, perché 2016 erano registrati, 2015 registrati questi video. Poi pubblicati dopo perché ero uno sfigato, ma già lo sono ancora. Ma guardati qui la intro. L'audio completamente perso e... Preparati a sentire da dove parlavo. Bella ragazzi, io sono Bona, sono insieme, oggi sono insieme a Trap Mata e siamo su Payday 2 e stiamo facendo... E te lo giuro, ragazzi, questo Trap Mata, ascoltate la sua voce se non sembra Stefani. Bene a tutti ragazzi, qui Trap Mata. Non è Stefani, te lo giuro. Sembrava Stefani, cioè, io facevo i video con lui per utilizzare la sua voce, perché speravo che la gente mi dicesse: ma è Stefani. Cioè lui si impegnava, riusciva a fare la voce di Stefani. Io cercavo io cercavo di grabbare views grazie a questa cosa. Cioè io veramente ero... Stefani, io non sarei d'accordo. Ma raga, ma scusa, ma nel 2015 chi lo sapeva? Cioè scusa, io non lo so. Vabbè, lasciamo stare. Io comunque, c'è quel video speciale che non si può vedere, perché sennò ci denunciano ed è l'ultima volta che vedrete questo canale. Ciao a tutti. Ciao.